Cambiamo adesso argomento, incontriamo la professoressa Paola Facchin, pediatra dell'Università di Padova, responsabile del coordinamento malattie rare della Regione Veneto e del tavolo tecnico delle regioni. Con lei parliamo delle malattie rare. Allora, professoressa, cosa sono le malattie rare? Quali sono le loro principali caratteristiche per cui le definiamo rare? Allora, lo dice la parola stessa, le malattie rare sono malattie a bassa frequenza, cioè ognuna di esse con pochi casi, con pochi malati. Quanto devono essere pochi questi malati, cioè il cut-off per cui una malattia assume l'appellativo di rara, dipende dagli stati, perché non esiste nella classificazione delle malattie un gruppo nosologico chiamato malattie rare, come esiste un gruppo chiamato malattie infettive o tumori, eccetera. E quindi questo limite per tutti i paesi dell'Unione Europea è 5 casi ogni 10.000 persone. Quindi deve essere uguale o inferiore a questa frequenza. Allora è una malattia rara. E le malattie rare sono ovunque, cioè in qualsiasi, interessano qualsiasi organo o apparato, quindi sono in qualsiasi gruppo nosologico, spesso sono sistemiche. Molte di queste, la maggior parte, hanno una causa o una concausa genetica e quindi accompagnano la vita del malato, anche se non sempre si manifestano durante l'infanzia o l'età pediatrica. Molte malattie genetiche sono presenti nei geni fin dall'inizio, ma si manifestano nell'età adulta, alcune addirittura nell'età anziana. Le malattie rare sono accompagnate da un'altra definizione, hanno farmaci orfani. Sono ancora orfane le malattie rare di farmaci, non li hanno ancora? Sì, la stragrande maggioranza di malattie, se si intende per farmaci, per la cura eziologica, cioè per guarire, la quasi totalità delle malattie e soprattutto dei malati sono orfani, nel senso che non hanno un farmaco specifico. Hanno molte terapie sintomatiche, delle comorbidità, di supporto, quindi non è che non hanno terapie in assoluto, ma non hanno terapie eziologiche. Solo pochissimi malati hanno questa opzione. Si calcola dal 3 al 4% di tutti i malati rari presenti. La definizione orfana si dà ai trattamenti, cioè ai farmaci, intendendo possibilità di avere un mercato remunerativo. Cioè, se io sviluppo e investo per lo sviluppo di un farmaco nuovo, è chiaro che poi dovrò pensare di avere una remunerazione, cioè un compenso nelle vendite dato dal mercato che mi aspetto di avere. Ma se per quel farmaco prevedo di avere pochi malati, è evidente che non avrà un compenso delle risorse investite per lo sviluppo e la distribuzione del farmaco rispetto a quanto potrò guadagnare utilizzandolo solo in pochi malati, a meno che non abbia delle regole particolari. E queste sono le regole che appunto sono state individuate, devo dire, in quasi tutto il mondo e nell'Unione Europea proprio per questo gruppo specifico di farmaci. Com'è cambiata la cultura appunto intorno alle malattie rare e alla ricerca delle malattie rare? Che cosa sta cambiando e cosa è cambiato finora? È cambiato moltissimo, sicuramente la percezione. Quando negli anni andati, negli anni 70, io ho studiato medicina, le malattie rare venivano studiate assieme a tutte gli altri come degli esempi. Mi ricordo le malattie metaboliche ereditarie, la fenilchetonuria, la stessa SLA, i difetti congeniti della coagulazione, ad esempio le emofilie. Non è che non venissero studiate, ma venivano studiate assieme agli altri come se ti chiedevano quelli, erano molto severi negli esami. Quindi non c'era un'attenzione specifica. Questa cosa è molto cambiata, soprattutto grazie ai progressi della genetica.
Gli straordinari progressi che ha fatto la conoscenza della genetica, soprattutto negli ultimi 20 anni, hanno completamente cambiato le prospettive circa le malattie rare. L'altro elemento che ha cambiato la percezione è stata la spinta che in tutto il mondo hanno prodotto su questo tema le associazioni di utenza, che sono state fondamentali per richiamare l'attenzione dei decisori, ma per richiamare anche l'attenzione dei clinici, dei ricercatori su questo mondo, che poi ha aperto prospettive nuove non solo per i malati rari, ma per tutti gli altri, perché la regola è che se funziona per il malato raro, funziona anche per tutti gli altri. Ecco, centri di riferimento, rete di coordinamento per le malattie rare. Cosa si intende per rete intorno alle malattie rare e cosa si intende per centro di riferimento? Quant'è importante? Sì, è fondamentale. Devo dire che la definizione del centro di riferimento è quello di un centro clinico e per centro si intende un insieme funzionale anche di più unità operative che si occupano dei problemi che porta alla diagnosi e soprattutto alla presa in carico di questi malati all'interno di un ospedale, di solito un grosso ospedale che ha molte facility sia diagnostiche che terapeutiche, che ha una funzione clinica che si esprime in due azioni fondamentali. Quello di divenire una diagnosi certa di malattia, in seguito alla quale poi il malato anche ha dei diritti particolari, cioè un'esenzione particolare che dura per molto tempo, spesso tutta la vita, e che apre le porte anche all'accesso di trattamenti e di diagnostiche che non sono aperte nel sistema sanitario nazionale per altri malati. E il secondo compito è quello di aggiornare annualmente il piano di trattamento e di assistenza del malato, che non necessariamente verrà posto in atto dentro al centro, in parte sì, ma in parte può essere demandato a strutture sanitarie, sia ospedaliere che territoriali, che sono più vicine al centro dove vive il malato. Questo perché? Perché la caratteristica delle malattie rare è appunto che sono rare. E quindi questi centri, per avere una casistica sufficiente e quindi una competenza sufficiente, sono mediamente molto lontani, anche centinaia di chilometri da dove vive il malato. Quindi è impensabile che il malato per ogni cosa debba farsi i viaggi su e giù continuamente. Quindi la presa in carico deve essere più vicino al domicilio, ma secondo le indicazioni del centro che sa che è competente nella materia. In qualche modo questi centri sono i registri della presa in carico del malato. Ci sono dei numeri, quanti sono i malati rari in Italia, nel nostro paese? Cosa hanno in particolare, i problemi? Sì, allora si calcola che circa ogni 100 persone ci sia un malato raro. E quindi nel nostro paese i numeri sono dai 600 agli 800 mila. A questo numero si devono sommare le persone con i cosiddetti tumori rari, che a livello internazionale europeo sono trattati all'interno della rete delle malattie rare, invece nella nostra legislazione hanno delle reti separate. Quindi non sono così pochi malati rari, anzi. Se si considera che per ogni malato c'è la famiglia dietro e quindi molte più, insomma, almeno 2 o 3 milioni si calcola di persone sono direttamente coinvolte nell'assistenza di un malato raro. Anche per oggi noi abbiamo finito, ci rivediamo la prossima settimana con altri argomenti di medicina.